camper? L'ho fatto in motorhome, ho fatto semi integrali, ho fatto furgonati e ora cosa manca? Manca la cosa che di solito si parla un pochino meno, le caravan. Andiamole a vedere, ci sono le Riva, andiamole a vedere perché anche quelle meritano una degna nota all'interno del video. Caravan particolari, fatte un po' diverse, hanno il tetto anche un pochino a soffietto, quindi rialzate, andiamole a vedere perché sono veramente un chicco anche queste. E Riva. Ecco, si sono già segnati. Vi faccio vedere gli interni, queste caravan veramente particolari. Allora, si monta dentro e questa ha una particolarità. La particolarità di queste caravan è che il tetto si solleva, infatti se no sarebbe molto molto basso, arrivo a questa altezza qua, e consente di creare uno spazio maggiore, quindi è un incrocio un po' con un tetto a soffietto. Tutto in tessuto. È una soluzione ottimale per alcuni tipi di utilizzo, tra l'altro veramente ben rifinite completamente in stile Himer, quindi anche qua guardate per gli asciugamani, tutte le bacchettine, è veramente una rifinitura veramente di pregio su questi mezzi. È un po' piccolino secondo me entrare qua, rimane un po' piccolo l'ingresso in questo posto, però si può traslare al limite il tavolo per consentire un ingresso migliore. Comunque tante accortezze, vedete anche tutti gli spazi, hanno dei bei mobiletti, quindi anche vedete questa finitura molto molto particolare di questi mobili. Giro così vi faccio vedere un po' l'ambiente, chiaramente la parte sopra del bagno rientra sud perché si deve allungare anche questa, e la parte letto che è l'unica parte che non si va ad alzare, infatti qui il tetto è fisso e si alza da questo punto qua in poi. Letto con doghe, quindi confortevole, un bel materasso e una bella cucina. Allora vi faccio due parole su come mai vengono fatte così in questa maniera, quindi perché sono fatte così schiacciate, più basse rispetto alle altre caravan, e fra l'altro perché vediamo anche questa concezione di questa punta sulla parte anteriore. Beh, tutto questo è fatto per ottimizzare chiaramente l'aerodinamicità del veicolo, quindi quando noi andiamo a trainare, se abbiamo un furgone, una macchina grossa, ci sono pochi problemi, ma se abbiamo nel tempo ci abbiamo il Bubris che scappa che deve tornare su, e se noi abbiamo una macchina piccola e quindi è molto più piccola la volumetria della macchina rispetto alla caravan, chiaramente la caravan incontra una resistenza all'aria, questa resistenza crea un problema al veicolo che dura fatica a trainarla. Queste sono molto più piccoline, sono molto più strette, molto più basse, quindi creano una resistenza veramente molto molto inferiore, si riescono a trainare molto molto meglio. Questo succede specialmente in autostrada, quando proprio la potenza del motore non basta, magari nelle macchine piccole queste si riescono a trainare in maniera molto molto più confortevole. Vi faccio vedere anche l'altra. Molto anche su questa, piano piano, con calma. Questa chiaramente è più lunga, abbiamo sempre la parte di qua identica, si può dire, a parte che abbiamo aumentato la volumetria dell'armadio, che queste sono due ante, chiaramente c'è la stufa, ci sono tutti i comfort come su un camper, stesse cose, abbiamo stesso letto, stessa concezione di tetto che sul letto rimane fisso, mentre di là si alza fino in fondo, si può dire fino quasi all'angolo, dentro comunque rimane in altezza veramente adatta a tutte le altezze. Io sono alto 1,92 m, più le scarpe arriverò anche ben oltre e riesco a entrarci, mi devo proprio alzare in punta di piedi per toccare, quindi l'altezza interna è veramente un comfort assoluto. Una bella dinette, mi siedo in dinette, comunque è grande per 4 persone, si riesce a mangiare secondo me qua in 4 senza grossi problemi. Volendo forse potrebbe starci anche la quinta persona a sedere qua di testa al tavolo. Sopra sempre i pensilini per riporre qualsiasi cosa, veramente
tanto tanto spazio. Nelle caravan, fra l'altro, rispetto ai camper, lo spazio viene cercato molto di più, con tutti i pensil in tutti gli angoli, tutti i buchettini, le varie fessure, questi buchi qua. Si va a cercare tutti gli spazi possibili dove andare a stoccare la roba, cosa che invece sui camper secondo me non viene cercata più di tanto, e questa è una grande pecca dei camper. Bene, il bagno non vi ho fatto vedere il bagno, che rimane uguale a quello di prima, parte in alto tilata, c'è una bella finestra in bagno e eccolo qua, un bagnettino ben rifinito, fra l'altro con questo nero che mi piace veramente tanto, questo legno chiaro e questo nero secondo me è veramente veramente una bella accoppiata, rimane molto bello e molto confortevole all'occhio, che è il termine, quindi molto piacevole all'occhio. Ultima caravan esposta, la versione feeling, montiamo così ve la faccio vedere anche questa dentro, visto che ci siamo quest'anno faccio il giro di tutto quello disponibile così vediamo tutto, stesso discorso, tetto, soffietto, quindi si alza e si ottiene più spazio. Questa fra l'altro è anche più alta rispetto all'altra, leggermente più alta, è proprio diversa anche la struttura della caravan, non è più uguale a quell'altra, però sempre con l'opzione del tetto che si abbassa per poter viaggiare con più scioltezza. Veramente molto molto bella, rifinita bene bene bene. Vado ad aprire un mobiletto perché chiaramente io devo andare a curiosare. Wow, tanta completamente ribaltabile che consente di caricare bene, anche bella ferma, non è per niente male l'assemblaggio, direi che è molto 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 bello. Particolare la cosa che scende invece di salire, questi mobiletti, fa veramente strano. Da una parte preferirei che salissero perché salendo non casca il mobiletto, cioè io questo se lo lascio andare tende a cascare e si potrebbe, quando arriva in fondo, forzando, andare a rompere la cerniera o a strappare le viti, quindi preferirei che andassero verso l'alto, ma è una cosa mia e quindi è solo un giudizio personale. Fra l'altro sul letto molto belle rifinite anche gli angoli con quelle tasche, è un po' la cosa che avevo fatto anch'io sulla caravan quando l'avevamo, che al posto dei tasche ci avevo messo gli altoparlanti per ascoltarci la musica, però era diciamo anche quello fatto. Bagno, anche questo finestra, un bagno comunque grande, tutta la parte in fondo è comunque tutta studiata per poterci fare la doccia col doccino estraibile. Lo rimettiamo a posto, chiudiamo la porta, un armadio bello grande, insomma ne contiene di roba, è veramente grande, e una zona giorno, una dinette veramente grande grande grande, qui in 5 persone si entra tranquillamente, veramente grande, chiaramente trasformabile a letto. Abbiamo tutti i vari sportellini, delle belle retine per poterci tenere la roba, quindi veramente una caravan. Una caravan che non riesco a aprire lo sportello. Non si apre. Lo lascio stare, vorrei che io non vorrei spaccare qualcosa. Zona cucina, frigorifero sotto e un bel piano cottura, ragazzi, 3 fuochi veramente veramente molto molto grandi e belli. Sono veramente rifinite molto molto bene queste caravan.